36 rouge per pass, 36 rosso. E questo cos'è? Un pagherò. Speravo. Speravo di vincere. Siamo alle solite, dice che è un pagherò. Sempre lui, Wilson. Avanti, puntate. Fate il vostro gioco. Stai attento a dove metti i piedi. Io non ho fatto nulla. Appena posso vi pagherò. Posso spiegarvi com'è andata? Io avevo puntato $5 sul 23, che come tutti sanno vuol dire... Ma si vede che io non ce l'ho, perché mi è andata male, ecco. Ma dove andiamo? Le scarpe. Sì. Le scarpe. Ecco. Ti sbagliaste, Wilson. Su quel numero carta d'accesso ci metteste. E molto male faceste. Ma non ho nemmeno un dollaro. Ma ti ridarò tutto. Te lo prometto. Mi deve già $648. 5 giorni te dette per onorare il tuo impegno. E i 5 giorni passarono. Al Costello ha una sola parola. Paga. No, non si accettano più cadaveri, sto per andarmene.
Dove è finito? Dove è finito? Dove si è nascondito? Dove? Dove? Boh, che ne so. Non può essere un fantasma. Cercatelo, Todor! Cercatelo! Pablo Hernandez, alla destra! Todos vosotros, conmigo! Cosa è quello? È lui! È lui! Vieni fuori! Vieni fuori, te dico! Che Dio vi protegga, fratelli! Buonos dios, padre. Buongiorno a voi. Buongiorno. Chiedo scusa. Mi chiamo Ingiswater e sono pastore di anime. Incantato, padre. Avete visto per caso un tipo grosso come un orso con la cabeza grande? È un bandito muy peligroso. Se ti riferisci a quell'anima sperduta che scappava come un forsennato, ebbene sì, l'ho visto. Quell'anima perdita a $5,000 di taglia sulla testa, dove è andato, padre? Da quella parte. Sembrava che avesse il diavolo alle calcagna. Sì, è il diavolo, padre. L'avete detto. Vamonos, muchachos! Adios, padre! Dio vi protegga, fratelli! Anda! 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 Direzione! Anda! Vieni fuori, fratello! Se ne sono andati! Non aver paura, fratello. Vi ringrazio, padre. Mi avete fatto un grosso favore. Correranno per un pezzo. Avete un po' d'acqua, reverendo? Non è molta. Bevila con parsimonia. Non ci pare caso. È un animale impertinente, ma in fondo anche lui è un figlio di Dio. Si chiama George Washington. Me lo ha regalato una povera pecorella smarrita. Una misera peccatrice che ho redento con le mie preghiere. Forse posso fare qualcosa anche per te. Sicuro che potete. Dove siete diretto? A Gilaben. Vado a sostituire un mio fratello dimissionario. Gilaben, per Diana, neanche a farlo apposta. È proprio nella mia direzione. Bene, e mi fa piacere. Perché ti ricercano, fratello? Un terribile errore giudiziario, padre. Salve. Che cosa stavate dicendo? Una benedizione, figliolo. Solo una benedizione. Che Dio ti protegga. Preferisco proteggermi da solo. Dio è troppo occupato. Sei spiritoso. No. È che mi stanno sul cavolo i preti. Che lo dici? Che cosa? Ho detto che non ha importanza. Va, va in pace, figliuolo. Va, e vai. Viene va più, signori. Viene va più. 12 rosso, il 12 rosso vince, il 12 rosso, grazie signori, fate il vostro gioco, fate il vostro gioco, puntate signori. Un goccettino, piccolo piccolo magari.
diverso, era diverso. Che volete? Whisky. Non so se... Ehi. Prima la pistola. Perché? Non devo spiegarla a te. Così si usa Gilla Ben. Lascia, ho detto whisky. Me ne dai un goccetto anche a me, giusto un sorso? E levati dai piedi, non si fa credito in questo locale. Da tutte asciutte. Fate il vostro gioco, signori, fate il vostro gioco. Puntate, puntate, su, avanti, fate il vostro gioco. Rien ne va plus, rien ne va plus. Saint Cruz, Jean-Pierre, manque, 5 rosso. Il 5 rosso vince. Ma che fai? Ci provo. Che vuoi? Chi ti ha detto niente? Fate il vostro gioco, signori. Che numero è uscito la volta precedente? Il 15, perché? Ok. Allora, 15 più 9, 24, meno 5 che è uscito ora, 19, 19 più 2, 21, meno 20... 1! Ma che conti fai? Io non lo capisco. Fate il vostro gioco! Rien ne va plus! Uno, rosso. Dunque vediamo, vediamo un po'. 9, adesso 1, fa 10, meno 2, 8. Fate il vostro gioco, signori. Rien ne va plus. Otto, nero. Ma come? È impossibile. Fate il vostro gioco, signori. Puntate. È tua, nonno. Comprati qualche cosa da mangiare. Il whisky fa male a stomaco vuoto. Grazie. Sei un tipo in gamba, tu. Anche se non t'ho mai visto da queste parti. Come ti chiami? Butch Jenkins, nonno. Ma in giro preferiscono chiamarmi Carità. Stai a sentire, elemosina. Carità. C'è una certa differenza. Va bene, allora stammi a sentire. Carità, non so che trucco hai combinato laggiù alla roulette, ma i tipi come te in questo locale durano poco. Perciò sloggia, prima che comincino a saltarmi i nervi. Aspetta un momento. Che giorno è oggi? 13, perché? Grazie. Meno 8 che è uscito prima, fa? 7. 5. Per una volta che avevo poker. Ci penso io, capo. Faccio da me. Carità. Dai. E su, vieni. Dai. Voglio t'ammazzo. Adesso c'è.
Mettete via quei piantacipolle. Vuoi riporre quello scacciapensieri, giovanotto? Questo? Locale di gente onorata. Come diceste che ti chiami? Butch Jenkins, detto Carità. Un nome di minchia, ma lo conosco. Tu non sei per caso quel cacciatore di taglie che ha fatto fuori la banda dei Crothers? Ah. Indovinato. Avete 2 ore di tempo per lasciare il paese. Niente bounty killer a Gila Bend. Non servono. Neanche agenti del governo. Ma che c'entra il governo? Tra 2 giorni in questo paese arriverà il denaro per la ferrovia. $1,000,000. Lo so. È la mia banca che effettuerà i pagamenti. E infatti, per questo il governo ha scelto me. Per aiutarvi a fare buona guardia al malloppo. Soddisfatto? In zollo, che come sento. E voi, auge, muovete le chiappe. Mangia pane a cedimento che non siete altro. E che cosa credete che ve pago? Buona fortuna, fratello! Buona fortuna! C'è nessuno laggiù? Di fame. Ma vai stare zitto! Che puzza! Che puzza! Basta! Mi hai seccato! Ho rotto giusto io! Io torno subito. Siete voi lo sceriffo di questa città? Già, infatti, sono io. Vi ho portato qualcosa che vi appartiene. Va bene, ma dovevate portarla proprio qui. Già? Qualcuno se l'ha dimenticato nella mia chiesa. Ah, ho capito.
come avete detto, nella vostra chiesa. Sicuro, sono il nuovo pastore di Gila Band e non voglio cadaveri in casa, chiaro? Sono spiacente, reverendo. Deve trattarsi di un qui pro quo. Se avessi saputo del vostro arrivo, avrei fatto spazzare via questa fedenzia. Vi assicuro che non succederà più. Meglio per voi. Ah, se non vi dispiace, qual è il vostro nome, reverendo? Il mio nome? Sì, il vostro nome, esattamente. Higgin? Higgin. Chiamatemi padre, se vi fa piacere. Buonanotte. Se stava a me, lo mandava a spiegare in due secondi. Se stava a te, io certa gente non la tocco. Il malocchio porta. Deluso, reverendo? Vi conviene cambiar piazza. Non combinerete un granché da queste parti. Non c'è molto lavoro per i preti qui a Gila Band. Sta a sentire, figliuolo. Perché non ti fai i cavoli tuoi? E comunque a Gila Band non sembra che ci sia molto lavoro neppure per i tipi come te. Io non devo badare una chiesa, devo pensare solo a me stesso. Allora pensaci, figliuolo. Pensaci! No, ma chi balli! E tu zitto e buono! Non serve che tu ti arrabbi! Questo da parte di carità. Io faccio fede al mio nome di solito. Fetoso e cornuto. Figlio de... disonesta. Proprio ora a romperci le scatole doveva arrivare. Vuoi che lo faccia fuori, capo? Non dire fesserie. No. Il governo ce ne manderebbe 5, 10 e cambierebbe banca. Fra 2 giorni, $1 milione nuove de zecca entreranno là dentro, in quella cassaforte. E fra 3 giorni... quelle della ferrovia verranno a portarsele via, eh? Non ci rimane che un giorno solo per far sparire il malloppo, eh? Ecco quello scassaminchia fra i piedi! Che c'hai in mano tu? Chi? Io? Dove? Il telegramma, cretino. Ah, già, me ne ero dimenticato. È di vostra sorella. Viaggia con lo stesso treno che porta il malloppo. Ah, e a te a cui ti dette il permesso di leggere i miei telegrammi? Ma non l'ho letto, capo. Me l'ha detto il postino, che è fratello del cognato del... Siete una massa di caproni! Sì, signore. Una mangia di bufali siete! E sta zitto tu, che il capo deve leggere. Aspetta un momento. Sì. Diceste che Maria viaggia sullo stesso treno del malloppo? Sì, capo, il postino... E chiude quella bocca! Allora. La ferrovia finisce a Stanford. E noi auce dovremmo andare a prelevare laggiù $1 milione. Esatto. Esatto. E naturalmente carità sarà presente alla consegna. Niente paura, capo. Un po' di polverina del capo. Ma che minchia di polverina! Appunto. Ci
Ci penserà Maria. Femmina secola è. Lo sai che vuole dire? Eh? Certo, vuol dire... Vuol dire... Non lo so. E due volte femmina è. Mi spiego? Salve. Da quanto tempo sei qui? Da questo momento. State forse dando una ripulita alla chiesa. Che hai detto? Che fate bene a buttar via tutta quella robaccia. È ottone e latta, roba da rigattiere. Ottone, dici? Beh, vuoi sapere una cosa? Io me ne vado. E ai poveri fedeli di Gilabè non ci pensate? Chi vi sostituirà? C'è tanta brutta gente in giro di questi tempi. È quello che sostengo anch'io. Voglio dire, riguardo alla brutta gente. A proposito, figliolo, non saresti per caso disposto a cedermi un po' di proiettili per $5? Un pastore deve pur difendersi dai malintenzionati. Io ve li darei, reverendo, ma a che vi servirebbero? Avete mai visto un ministro di Dio con una pistola in mano? No, vero. Già, che ci farei? Va bene, vorrà dire che mi proteggerà l'Altissimo. Grazie lo stesso. Allora, arrivederci, reverendo. Spero di ritrovarvi ancora al mio ritorno. Tu parti. Vado a Stanford a scortare $1 milioni del governo. Un milione? Hai proprio detto $1 milioni? Sì, proprio di dollari, che finiranno nella banca di Costello. $1 milione? Ci si potrebbe... Costruire molte chiese, reverendo. È sì. Quello che pensavate, vero? Sicuro, figliolo, chiese, sì, sicuro. Beh, addio, reverendo. Se avete deciso di andarvene. Andarmene? Già, vedrò, vedrò, ragazzo mio. Devo pensarci a lungo. Buona fortuna. $1 milione di chiese. Con cacchio, fratello! Stanford! Stanford, signori, la linea termina! In ordine. Controllate. Tutto a posto. Dovete firmare qui. Benissimo. Non so scrivere. Firmerò io per voi. Oh.
Siete la sorella di Al Costello? Ehi, ma che cosa vi prende? Siete impazzita? Che diavolo succede? Ho sotto camme questo mascolo sconosciuto. Forse con intenzione. Ma come parla? Non ci far caso. È a posto, signorina. Si chiama Buccia Jenkins. Rappresenta il governo. Importante personalità politica, mi perdonasse. La diligenza sarà pronta fra un paio d'ore. Se nel frattempo voleste rinfrescarvi un po', vi ho fatto preparare una stanza alla locanda della stazione, qui vicino. Sì, grazie. Tutta accaldata sono. Venga, l'accompagno. Che vi permise di entrare nel mio bagno? Non è il vostro bagno, leggete il cartello sulla porta. Molte scuse vi devo. Io a sbagliare fui. La porta era aperta e allora... Mi vedeste nuda?
quella maledetta zappa! Su! Au! Au! Prendeteli! Presto! Muovetevi! Andiamo a prenderli! Sei pazzo? Quella è una trappola! Se ne accorgerebbe anche un bambino! Fatti i cavoli tuoi, che qui comando io! Intesi? E tu, avanti! All'uscita del canyon, presto! Au, au, au! Mani in alto! Coraggio, amico. Digli di gettare le armi. Gettate le armi! Dammi una mano, cretino! Dammi una mano, cretino! Dammi una mano, cretino! Ora basta! Adesso ci penso io, Pet. Senti! Temato, temarello! E tu che vuoi? Io sono per la non violenza. Tradimento! Vi ho detto che sono per la non violenza. Sangre del diavolo dell'inferno! Riprovaci se tu hai su un ombre. Sì. Aquí se busca, vamos.
Ehi, capo! Niente paura, era solo uno scherzo idiota. Andate a farvi fottere. Andiamo a farci fottere! Dove? Che ne pensi di $1,000,000? Prendiamoli! È quello che dico anch'io. Ah! Qui sono al sicuro. Neanche il diavolo riuscirebbe a metterci le mani. Sottovalutate il diavolo, Costello. Io ho più fiducia nella mia pistola. Simpatico siete. Avete intenzione di stabilirvi qui per la notte? Non è necessario. Vedrò di fare buona guardia lo stesso. Dovere vostro. È interesse della comunità, quindi anche mio. Dico bene? A proposito, ancora non vi feci i complimenti per l'intervento contro quei banditi. La sorellina mia è entusiastica di voi. Reverendo! Dite a me. E a chi mi dovrei rivolgere? È da molto tempo che in questo paese non si tiene una funzione come Dio comanda. Vogliamo un servizio coi fiocchi stasera. State a sentire, Costello. Non sarebbe meglio aspettare qualche giorno? Ho già fatto avvisare i vostri parrocchiani. E poi non si può far aspettare il pace eterno. Dico bene, reverendo? Sapete per caso da quale parte si trovi Gila Band? Ho perso la strada e... Solamente quella mi pare. Qualcosa di più. Un'anima perduta mi ha ridotto così. Ce ne sono molte anime perdite. È vero, Pablo? Porco che sì. Sei spiaciuto, ombre. La vita è dura. Adios. No. Aspetta, amico. Ora che dico? A cavoli tuoi! Miei cari fratelli, oggi reciterete tutte insieme un salmo. Quale? Quale? Un salmo. Ogni salmo è un buon salmo. Giusto, ma quale dobbiamo recitare? Un salmone. Il salmo 326, quello che parla di... di George Washington. Io che c'entro? Avete detto il 326. Io non ripeto, un'altra volta state più attente. Basta così. Vergognatevi. Fuori. Fuori. Via. Fuori. E per punizione imparerete a memoria le prime 10 pagine della Bibbia. Fuori. Fuori. Via, 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 via. Fuori. Fuori. Anche tu l'ho letto a memoria. Fuori. Oh.
E tu che fai qui? La funzione è finita. Io la Bibbia la so già a memoria, volete sentirmela? Vedi di levarti dalle scatole, non ho tempo da perdere. Avete uno strano modo di esprimervi, reverendo, che è un po' fuori del comune, diciamo. Sta a sentire, giovanotto, se hai qualcosa da dire, dilla in fretta e poi sparisci! Da quanto tempo lo sai? Diciamo da sempre. E perché adesso? Per due ragioni. Primo, sono arrivati i soldi. Secondo, non voglio confusione da queste parti. Tu sloggi entro un'ora e io rinuncio ai $5,000. La pistola subito te lo spezza! Non lo farei fossi in te. È contro il tuo interesse. Il Salmo 326. Ti avevo detto di non farlo, perché ci hai riprovato. Sei duro a capire le cose. Basta, partirò domani, va bene? Non più tardi di mezzogiorno, intesi? E sì, preciso. Ha fregato! Tutto sistemato. Cinque dei nostri attaccheranno la banca dopodomani all'alba. Noi faremo finta di resistere, poi cederemo. E loro se la squaglieranno con la cassetta. Sei sicuro che non le riconosceranno? Escluso. Si travestiranno da messicani. Piuttosto quel dannato bounty killer. Di lui non ti preoccupare. Ah, bene. Ci penserà mia sorella per questo. Che cosa vuoi? Mi vergogno. E allora perché non sei rimasta nella tua stanza? Mi vergogno anche nella mia stanza. Io non capisco, cerca di essere più chiara. Come mai ti vergogni? Perché nuda mi vedesti. Senti, Maria, non c'è niente di male se un uomo vede nuda una donna. Non c'è niente di male se lui l'ama. Va bene, ti amo. Va meglio adesso? No. E perché? Perché mi vergogno ancora. Ma se hai appena detto... Lo so quello che ho detto. Non mi vergogno di prima. Mi vergogno di ora. Per favore, Maria, ma perché diavolo ti vergogni proprio adesso? Nella tua stanza sono, sola, indifesa, e tu mi ami. Allora torna nella tua. Su, muoviti. Non mi toccare, se no urlo, eh? Sei pazza. Vuoi che ti senta tuo fratello? Lo stesso, eh. Disonorata sono. E allora che facciamo? Avanti, parla. Disonorata mai. E se mi mandi via, urlo. E se ti faccio restare? Urlo lo stesso. Ma sottovoce. Non ho molta scelta. Che fai adesso? Inesperta sono. Questo è il momento dell'addio, amico mio. E tutto sommato non sei peggiore di tanti cristiani. Buona fortuna. Non cambi mai, eh? Parole, parole, parole. Cosa fai qui? Sono la sorella di Alfredo Costello. Sono venuta a confessarmi. A fare che cosa? A confessarmi. Peccatrice sono. Hai sbagliato, pastore. Niente confessione qui. Ma voi non siete un prete? Sicuro? Ma non cattolico. Non importa. Va bene lo stesso. No, no, non ci siamo capiti. La mia chiesa non considera la confessione. E allora come fate? Fate che cosa? A confessarvi. Senti, non ho tempo da perdere. Prima di mezzogiorno devo lasciare questo paese. Se hai qualcosa da dire, dilla in fretta. Se no, fila. Dell'ossuria peccai.
Che cosa? Fece l'amore con un uomo. E beh? Carnalmente. Ah. Con chi? Il suo nome è Jenkins. Butch Jenkins. Lo conosco. Vai avanti. Mio fratello sa tutto. Vuoi dire che vi ha scoperto? No, voglio dire che è stato lui a dirmi di andarci a letto. Ah, è stato lui. Aspetta un momento. E tu ci sei andata. Mm-hmm. Ci andai. E da Mar lo scoprii. Dopo? Durante. Durante che cosa? Durante. E mi accorse che innamorata ero. E questo è il guaio. Senti, Maria, perché non ti siedi, eh? Ah, mi confessate, allora. E che cosa sto facendo? Perché hai detto che è stato un guaio? Non dovevo innamorarmi di lui. Tenerlo buono dovevo. Mentre mio fratello i dollari del governo si pigliava. Oh. Ascolta, Maria. Se veramente vuoi essere perdonata dal Padre Eterno, devi fare tutto quello che ti dico io. Devi tenere la bocca chiusa con tutti. Soprattutto con tuo fratello. Sì. E scordarti di essere venuta qui. D'accordo? Se questa è la volontà del Signore... Te lo assicuro io. Sono perdonata, padre. Sei benedetta, figliuola mia. Cosa significa? Non capisco, figliuolo. Spiegati meglio. Piantala. È mezzogiorno. Dovevi essere almeno 10 miglia da qui. È vero. Ma ho cambiato idea. Resto. Come preferisci. Andiamo a fare una passeggiata dallo sceriffo. Al diavolo, queste scarpe mi si slacciano sempre. A proposito, ho un sacco di informazioni su Costello e su quello che ha intenzione di fare. Domani. E tu che ne sai? Lo so, un pastore ispira fiducia, un agente governativo meno. Fuori il rospo. Non sono mica scemo. Sta a sentire, invece. Io ti spiattello un piano che hanno preparato per farti fesso. Tu prendi Costello con le mani nel sacco. E ti becchi la riconoscenza eterna del governo degli Stati Uniti. Poi chiudi un occhio mentre io prelevo dai fondi personali del nostro banchiere un po' di spiccioli. Sono soldi rubati anche quelli. Perciò niente rimorsi di coscienza. Che ne dici? Dico che stai bluffando. Non sai un accidente su Costello. Neppure che sei stato insieme a sua sorella? Allora, che cosa decidi? Andiamo dallo sceriffo? Sta a sentire, Bronco. Il denaro del governo non si tocca. Solo i fondi personali di Costello, chiaro? Solo quelli. Parola di Bronco Kid. Affare fatto? Affare fatto. Adesso vuota il sacco. E cosa c'è, sceriffo? Telegramma. Da parte del comandante del terzo battaglione. Ah. Dice che sarà qui domani nella tarda mattinata per scortare il denaro alla ferrovia. Questo vi solleva da ogni responsabilità, vero, sceriffo? Comunque terrò gli occhi bene aperti. Ottima idea. Domani sicuramente sarà troppo tardi.
Una minchia troveranno. Vai. No! Pablo. Pablo. Te ho detto de far solamente la finzione de dormir. Tienes los ojos bien abierto. Li tengo, Ramirez, ma con questo sombrero non vedo un tubo. Ma tu devi vedere. Se non vedi, come puoi studiare il sistema de penetrare nella banca? Por la puerta, Ramirez. Pablo. Sì, Ramirez? Vai a farti fottere. Sì, Ramirez. Pablo. Pablo. Ramirez. Io sto studiando. Lascia di studiare. Lo sceriffo ci sta mirando. Oh. Alzamosi e camminamos con molta indifferenza. Come si cammina con indifferenza, Ramirez? Coi piedi, idiota, coi piedi. Sì, Ramirez. Buenos días, reverendo. Che vuoi, figliuolo? Figlio di una... Santa donna! Tutto bene, reverendo? Tutto bene, sceriffo. Ma non rompermi la Bibbia, tu! Due pecorelle smarrite in cerca di conforto, venute chissà da dove fino alla casa del Signore. Porco cane, valgame Dio, padre, aglio. Vai con Dio, figliuolo, vai con Dio, vai. Ti fa male il baffo? Brava gente, in fondo, questi messicani, vero? Così, così. Allora non ti fidi di me? È di lui che non mi fido. Si sveglierà quando tutto sarà finito. Tu sorvegliarlo solamente dovrai. Tu credi che funzionerà? Non ti preoccupare. Cosa nostra è. Non sembri molto contento di vedermi. Domani sarà una giornata dura. Ho bisogno di dormire. Dormirai più di quanto non credi. È un'idea tua? Di mio fratello. Ti aspetta nel suo ufficio. Brindare vuole alla tua salute e a quella del governo degli Stati Uniti. Generoso. Giuda! Fai giudì... Il vino drogato è... Ah. Dove vai? Da tuo fratello. Ma pazzo sei! È quello che lui vuole! Perché sarei venuto a dirtelo allora? Già, perché? Se non l'hai ancora capito, è inutile che te lo dica io. Aspettami qui. Torno subito. Benvenuto, carità. Stavamo celebrando un grande avvenimento. I business della mia banca e quelle di questa nazione. Vieni, bevi con noi oggi. In fondo è anche merito tuo se quel denaro è arrivato sano e salvo a destinazione, no?
Coraggio, my friend. Beviamo. Un momento. Che c'è, Jenkins? Qualche cosa che non ti torna? Hai 25 cents. Sicuro che ce li ho. Che ci vuoi fare? Gettali in aria. Che cosa? T'ho detto gettali in aria. Nell'Oregon si usa così. Porta fortuna. E allora auguri doppi. Bevi. Alla salute, Jenkins. Alla salute. Butch. Che c'è? Tornerai. Copritevi la faccia, senza far rumore. Fate schifo. Ma andrà bene lo stesso. Silenzio. Sì, mi pare vada bene. Che state facendo? Fermatevi, vi dico! Che siete? Amico! Oddio, il cuore! Brava, amico, così! Mettete via quelle pistole, imbecilli! Da capo! La mano! Un momento! Perché? Così, dai.
muchachos, vamos. Aspettami. Che dici, andrà tutto bene? E come dovrebbe andare? È tutto per finta, idiota, tutta scena. Già, è per finta. Ehi, piantala di tremare. Guarda il capo com'è tranquillo. Eccoli, ragazzi, siamo a cavallo. Prego, accomodatevi. Sai che potresti fare l'attore, tu. Da quella parte. La cassaforte è aperta. Gracias, amigo. Il dinero. Con giudizio, eh? Tutto bene così. Signor, mi tiene il sombrero, por sì, favore? Sì, sì, sì. Adios. Cosa volete, brav'uomo? Un passaggio, generale. Di grazia, un passaggio. Vi sbagliate, giovanotto. Colonnello e non generale. Potrei, anzi, dovrei essere generale. Ma altri hanno delle raccomandazioni che io non ho. Comunque, noi soldati non possiamo trasportare civili. Al galoppo, ragazzi!
lasciatemi solo, capitano! Non c'è niente. Bronco King! Mi taglio la cabeza che è stato Bronco King! Vamos! Rispettate almeno l'abito, figliuoli! Dove sta il dinero, eh? La chiesa è povera! Niente paura, capo. Tutto in ordine. La cassetta è partita. Però è stato duro, eh? Onni e Carreon! Capo! Capo! Oh, capo! Ma che è successo? Parla! Ci hanno fregato. I messicani erano veri. La cassetta! Fottuto sono. Tutti gli uomini a cavallo. Dobbiamo raggiungere quei cornutissimi. Allora, dove li hai messi i soldi? Sta tranquillo, li ho messi al sicuro. Ma chi le ha inventate queste scarpe? Spara! No, spara al cane loco! Spara! Guarda, arriva tuo cognato. Thank you.
no, mi prego, va! Ah, così! Finalmente! Che io sono uno sporco fuorilegge, questo lo sanno tutti. Ma tu che cavolo sei? Fatti gli affari tuoi, Bronco. Sono... Eh? Sono affari miei, per mezzo milione di dollari. No, i soldi sono del governo. Però te li volevi fregare tu. E con questo? E con questo. Facciamo metà e metà. Se no, niente di niente per nessuno dei due. Scegli. Ok. Ehi, ragazzi, guardate. Fermo. Su, forza, quelli si stanno ammazzando. Dividiamoli. Avanti, muoviamoci. Su, buoni. Basta, ragazzi. E vattene. Oh, pensate alle vostre famiglie. Ah, così. Le traversine, presto. Ecco. Ora ci penso io. Ingrati. Uno. Due. Tre. Quattro. Amico, viva! T'ho fregato! Chi se busca? Onde vamos? In Messico. Complimenti. Vedo che ve la siete cavata da soli. È un onore per me avere la bandiera stellata, colonnello. Sempre agli oggi ne sono. Venite con me, Costello. Con piacere. Dove sono i soldi? Oh, il colonnello! Chi di voi è Butch Jenkins? Sono io. Andiamo, andiamo, i tivilli. Andiamo. Queste scarpe. Complimenti, giovanotto. Gli abbiamo dato del filo da torcere a quei dannati. Dov'è il denaro? L'ho nascosto. Bene. E dove? Oh.
L'avevo nascosto. Non state a preoccuparvi, Jenkins. L'importante era che il danaro non cadesse nelle mani di qualche malvivente, mio caro giovanotto. Per la zecca di Stato è uno scherzetto. Basterà infatti annullare una serie e stamparne una nuova. Quindi, missione perfettamente riuscita. Quanto a voi, reverendo, molte grazie per la collaborazione offerta. Chiesa e Stato dovrebbero sempre marciare a braccetto, come avete fatto voi, per la moralità e l'ordine pubblico. Questa è la forza della nostra nazione. Voi tornerete con me a Gila Bend. Stenderemo un rapporto sulla distruzione del danaro. La precisione e l'ordine, anzitutto. Agli ordini, come voscenza desidera. Complimenti ancora, Jenkins. E un favore, occupatevi voi del nostro pastore. Se lo merita proprio. Vi lascio in buone mani, reverendo Chiamatemi padre, più semplice. D'accordo, padre. Addio. No, carità, aspetta un momento. No. Allora, mio caro colonnello, quando pensate che si stamperà questa nuova serie? Sapete come vanno queste cose? La burocrazia... Già. Certo, ci vorrà un po' di tempo, ma insomma... Vuol dire che aspetteremo. Mi restano sempre $5,000 della tua taglia. No, aspetta, carità, no, non saranno tutti bruciati. Io li raccatto e poi... Con la cosa! Ma sei impazzita? Disonorata. E riparare devi. Su. Vai. Sta fermo. Come sono cavoli tuoi? Calma, eh. E che diavolo vuoi che faccia? Sposarmi. Ora. E niente scherzi, intesi? Come vuoi, se il reverendo è disposto. Il mio compito è quello di unire, non di dividere. E così sia. Hai capito? Sì, ho capito. Inginocchiatevi. E adesso giù la testa. Giù la testa. Giù la testa e pregate. Mitya! Mitya!